studio e adesso sta per cominciare l'appuntamento, l'ultimo appuntamento della serata, di questa giornata intensa di programmazione di TV Radicale, che è Una leggera euforia, l'appuntamento, il consueto appuntamento antiproibizionista di TV Radicale, come sempre condotto da Claudia Sterzi e Gianni Colacione. Si comincia ad avvertire un po' di stanchezza, ma noi chiamiamo Gianni Colacione innanzitutto. Vediamo se ci risponde. E ci accingiamo a contattare anche Claudia Sterzi. Pronto Gianni, ci sei? Eccomi qui. Perfetto Gianni. Ok, allora contattiamo anche Dina, che altro non è che Claudia Sterzi. Non mi pare che Dina sia credo stessa, Sì, secondo me sì. no? Ah, Ok. quell'altra era Camilla, è vero? No, c'è un tanto. Conosco meglio io le chat. Bene, 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 bene. Oh, Ciao non ci sta Claudia. rispondo qui. Attenzione. Ciao Claudia. Ciao, Claudia, salve. ci scusiamo per questo leggero ritardo, ma abbiamo No, non avuto è niente. una programmazione odierna devastata da terremoti. Noi non ti vediamo al buio, però. È buio, sì, aspetta, forse se ne metto. Posso mettermi più alla luce? Perché quando facevo le prove c'era ancora il tramonto, capito? Ah, ma sei all'aperto, quindi. Ah, forse va meglio? Beh, un po' più meglio, sì, un po' meglio, dai. Oddio, è È proprio così. buio. Eh no, è così. Ma vuoi allontanare le zanzare? No, è che non c'è altra luce che questa. Ho Sono fuori capito. in una loggia. Ho Mi riprende capito. benissimo perché sono in corrispondenza del modem che è sulla finestra. E È crepuscolare. Ah, quindi è il perfetto, punto perfetto. ottimale invece che stare sulle scale. Solo che prima che c'era la luce era molto più bello. Ora mi rendo conto è un po' buio, però non ci sono altre luci. Dai, Non il c'è viso la mi si possibilità. vede. No, il viso mi si vede, sono Va illuminato bene, va abbastanza. bene, va bene. Allora, aggiungiamo anche l'interlocutore. Vuoi introduci te, no? Chi sarà l'ospite di questa Sì, sera? sì, sì, sì. Poi ti dico quando è che lo chiamiamo. Ok. Sì. Intanto, diciamo, questa puntata, intanto io comincerei dall'Italia, un attimo con Gianni a parlare un momento delle ultime notizie che vengono dall'Italia. E poi magari fra una decina di minuti aggiungiamo il nostro amico Peppe, il fluido del diavolo, che ci parlerà dall'Olanda, un po' della situazione olandese e ci avrà diverse cose da dirci. Va bene Perfetto, così, io allora Roberto? vi lascio la vostra conversazione per 10 minuti. Tra 10 minuti sono di nuovo qui e aggiungiamo il nuovo partecipante alla trasmissione. Va bene? Perfetto, benissimo, Ok. ok, Roberto. Bene Gianni, Va buonasera. bene. Allora, buonasera Claudia. A noi a Buonasera. questo punto volevamo praticamente, io penso, ho questa opinione che insomma sia importante partire da quella che è appunto un atto che c'è stata, una sentenza recente, Ah sì, certo. e che in qualche modo, anche se non ribalta la situazione, perché parliamo sempre di atti che sono giudiziari e non legislativi, ma comunque in qualche modo incrina un pochino il muro del proibizionismo, con la fissazione di un principio. Magari tu, Claudio, sei molto più aggiornata, anzi, o meglio, informata di me su questa cosa, e di un principio, insomma, importante, che è quello della punibilità assoluta in qualsiasi modo per quanto riguarda la coltivazione della canapa. Dici qualcosa? Sì, riguardo la coltivazione domestica di canapa naturalmente, Fantastico, perché qua si tratta proprio della famosa una piantina. Ci sono state due sentenze questa settimana in Italia. Una appunto è questa della Corte di Cassazione che ha, ha rivisto una precedente perché un giudice di Catanzaro di Scalea aveva fatto appello alla Corte di Cassazione proprio perché non voleva mandare assolto un ragazzo che aveva una piantina di canapa sul balcone e di quello era accusato. E la Corte di Cassazione si è pronunciata decisamente invece a favore del ragazzo che ha avuto maniera di essere totalmente assolto e scarcerato dall'imputazione e si è appoggiata la Corte di Cassazione sul famoso principio che non c'è delitto se non c'è vittima. Infatti tutto poi il commento anche dell'avvocato Zaina che ha commentato le motivazioni della Corte di Cassazione si basa proprio sul fatto che non c'è offensività, non c'è offensività. Nel coltivarsi una pianta non c'è nessun attentato alla salute pubblica, né alla salute di nessuno, ci mancherebbe altro. È una cosa che sembrerebbe di una logica e di un buon senso assoluto. Poi magari se pensiamo invece a quanto è costato poi arrivare a questo tipo di sentenze, proprio parlo di costi economici, perché comunque il ragazzo ha avuto già un processo, ha avuto già un processo di appello, poi ha avuto un appunto una, una, un
un'ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, quindi pensiamo a quanti giudici, avvocati si sono mossi, a quante spese ci sono state, per arrivare a stabilire un semplicissimo principio che è quello che una coltivare una pianta sul balcone di casa propria non fa male a nessuno, che è di una cosa di una. Che dovrebbe essere semplicemente ovvia, e questa è una delle due sentenze. L'altra invece è un giudice di Firenze ha scagionato completamente un ragazzo che aveva non una pianta, ma sette piante sul balcone e anche 50 grammi di hashish, quindi diciamo una quantità anche un pochino più pesante sia di detenzione che di coltivazione. Ciò nonostante il giudice ha ritenuto che evidentemente a seguito delle sue indagini e di tutto quello che lui ha potuto poi chiedere all'imputato, ha ritenuto che il ragazzo avesse queste sette piante e questo mezzo etto unicamente per uso personale e per questo motivo, essendo stato che in Italia c'è stato un referendum naturalmente che ha deciso che l'uso personale non è reato e si vede che finalmente questo giudice di Firenze, diciamo meno male che c'era un giudice a Firenze, ha riconosciuto questo principio. E questa è di una certa importanza perché dimostra in qualche modo un'inversione di tendenza, un inizio, un attimo di, diciamo, di cambiamento rispetto a quello che Inversione fino di adesso anche la tendenza. Corte di Cassazione aveva portato avanti, cioè dell'assoluta illiceità della coltivazione, anche se soltanto di una pianta. Questa comunque non è la sola cosa che è successa riguardo all'Italia, comunque dimmi pure quello che volevi dirmi, che No, poi vi racconto anche tu altre dicevo due o tre un'inversione di cose. tendenza, volevo soltanto appunto metterla in termini un po' da Legulei. Sì. Perché sulla sentenza si parlava appunto che secondo, ecco, voglio proprio leggere questo commento, secondo la più attenta dottrina e giurisprudenza, la mera aderenza Sì. del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma. Quindi non solo nullum crimen sine legge, ma anche nullum crimen sine iniuria. Esatto. Quindi Certo. effettivamente, insomma, l'inoffensività è così palese che mettere su tutto quanto un ambradam giudiziario con tutte le spese che ciò comporta. E Esatto. poi dobbiamo anche dire che insomma, ci sono anche un'incidenza statistica abbastanza elevata di casi in cui proprio in queste occasioni poi accadono degli episodi particolarmente incresciosi e parliamo del caso Cucchi e parliamo di Certo. moltissimi altri casi in cui delle persone che sono completamente distanti dall'abitualità nella delinquenza che si vuol far passare come appunto caratteristica di queste persone sono appunto soprattutto ragazzi, spesso tutt'altro che criminali, vengono a contatto poi purtroppo con delle realtà, con degli abusi e certe volte insomma lesioni e purtroppo come in caso Cucchi anche la morte, insomma. E certo, perché succede che se ti trovano con una pianta di canapa nel balcone, tu automaticamente vieni considerato un drogato, per cui di conseguenza un criminale, per cui perdi ogni diritto, perché in Italia così succede, e appunto ti possono succedere anche dei bruttissimi episodi, perché sembra quasi che perché tu avevi una pianta tu hai perso ogni diritto normale, umano, di trattamento durante la detenzione o di trattamento comunque in generale. Questo è il solito vecchio discorso che spesso noi facciamo, cioè di come veramente venga criminalizzata l'uso personale, la coltivazione domestica, l'uso personale delle droghe, quelli che sono comportamenti poi in realtà assolutamente personali e che ognuno può scegliere un po' a Assolutamente. suo gradimento e a suo giudizio. Purtroppo questa situazione è molto peggiorata con l'ultimo, diciamo, governo, è sempre stato così, come sempre ripetiamo, è sempre stato così anche negli anni precedenti, con l'ultimo governo, con la gestione Giovanardi Serpelloni, è altamente peggiorata. E a questo mi riferivo quando parlavo delle altre notizie dall'Italia, perché l'Italia in questa settimana passata ha stretto una serie di accordi con una serie di altre nazioni e paesi. Giovanardi ha stretto accordi per addestrare soldati in Croazia, sempre per la guerra antidroga, naturalmente, per addestrare soldati in Brasile, ha stretto un accordo con l'America per avere anche con loro delle strategie comuni e degli scambi di informazioni e di strategie, e questo secondo me rientra un po' in un fare cassa che Giovanardi sta facendo, siccome sente un po' la terra che gli tremo un po' sotto i piedi, non tanto per noi, ma quanto per il fatto che il governo chiaramente non è in buone acque e sempre più sembra traballare, e allora cerca più possibile di ottenere commesse e di, diciamo, espandere il suo impero traballante e di fare cassa più possibile, di riempirle fino
fino a che è possibile riempirle. Questo è un atteggiamento che abbiamo visto anche altre volte nel corso della storia italiana, quando si sente che, cioè chi ha il potere sente che è vicino una crisi, naturalmente tenta di fare le casse più piene possibile in modo da portarsi a casa un bel bottino e assicurarsi una buona pensione, quella che invece a noi non, sì, non diciamo verrà assicurata. È anche una cassa, diciamo, è un bottino di tipo elettorale, nel senso che in certe occasioni assistiamo appunto al vecchio raschiare il fondo del barile e pescare nel, diciamo nel, nell'ambiente politico e elettoralistico proibizionista, nel cercare di sobillare un po' gli animi e di alimentarli un po' come la propria, oggi ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, come le, la propaganda isterica durante la campagna elettorale contro Pisapia, le stanze, certo, del buco, insomma tutta questa cosa che è un po' folklore. Sì, che sarebbe diventata Zingaropoli. Sarebbe anche divertente se non fosse poi foriera invece di politiche veramente illiberali e liberticide. Sì, infatti ora vedevo, infatti lunedì 11 luglio, ecco qua, presso la sede del Dipartimento Antidroga della Casa Bianca, sarà siglato un accordo di collaborazione scientifica fra il governo italiano, rappresentato dal senatore Carlo Giovanardi, cioè viene da ridere perché collaborazione scientifica, Carlo Giovanardi. Scientificamente sono parole che capito. Io vorrei... E i rappresentanti governativi del Dipartimento Antidroga americano, vista l'identità di vedute e l'affinità di intenti. Naturalmente Giovanardi ha commentato che è un momento molto importante per l'Italia perché verranno condivise e create le basi per rafforzare e implementare la collaborazione bilaterale. Ora, grazie a questo accordo, naturalmente loro dicono avrà una serie di effetti meravigliosi, in realtà grazie a questo accordo sono i loro portafogli che si riempiranno sempre di più. E diciamo che gli dice male per nostra fortuna, perché invece le notizie che vengono da altre parti del mondo sono molto più favorevoli. Per esempio, appunto, abbiamo avuto dopo il famoso documento della commissione, della Global Commission, abbiamo avuto il primo ministro cecoslovacco, che evidentemente è un uomo più intelligente in questo caso e più coraggioso di Berlusconi, che lo ha recepito e ha aperto un dibattito pubblico specificamente sulla cannabis, è aperto in Francia, e ultimamente sono usciti anche molti articoli sul caso del Portogallo, che ha depenalizzato e decriminalizzato l'uso di tutte le droghe da 10 anni ormai in Portogallo, e cominciano a uscire fuori le statistiche dei risultati di questi 10 anni di criminalizzazione. E quindi diciamo le notizie da una parte per l'Italia sono pessime, come ormai succede da purtroppo da 2 o 3 anni, però invece nel resto del mondo diciamo che stanno andando piano piano a migliorare, comincia a crescere un movimento mondiale anche molto autorevole, cioè non fatto soltanto da noi poveri sfigati, come ci chiama Giovanardi, o poveri consumatori, ma fatto da persone autorevoli che hanno argomentazioni in base a dei dati ONU proprio, quindi ben scientifici e ben comprovati. Io a questo punto, se non abbiamo altro da dirsi fra me e te, chiamerei il nostro ospite. Io volevo farti una domanda, però magari la possiamo fare dopo. Dai, dai, no, fammela pure, aspettiamo che magari Roberto ritorna e ci... Guarda, io siccome tu devo sfruttare il tuo know-how che hai su questa appunto battaglia di cui appunto ti occupi da moltissimo tempo, sempre più spesso vediamo di recente si ripesca nella memoria collettiva dell'utilizzo della canapa per varie funzioni e scopriamo, si scopre, o meglio non tanto noi ma quanto gli altri scoprono, che additare diciamo a criminali coltivatori di canapa sarebbe come additare a criminali e forieri, diciamo, quelli che vogliono fare apologia dell'etilismo, i coltivatori di uva. In realtà la canapa ha moltissimi utilizzi, ha avuto moltissimi utilizzi in passato, e l'utilizzo che si intende, diciamo, per ottenere una leggera euforia è soltanto uno dei molteplici. Supportami appunto in questa riflessione, se vai. Sì, molto volentieri. Intanto leggera euforia, sì. Leggera euforia, ti dirò che è stato scelto questo nome perché era fra gli effetti collaterali considerati indesiderati sui foglietti illustrativi delle medicine a base di cannabinoidi. Perfetto. Il che mi è sembrato veramente assurdo. Infatti, sì, malati stessi dicono che c'è di male se anche noi malati, poverelli, già nelle condizioni in cui siamo, esatto, se anche abbiamo una leggera euforia come effetto secondario, benvenuta. Sicuramente sì, questa è una cosa che io ho scritto direttamente a Serpelloni, non mi ha mai risposto, ma insomma, visto che in Italia ci sono ogni anno 20-30 mila morti per alcol e 60-70 mila morti per tabacco, che cosa aspettava a vietare immediatamente
la coltivazione non solo di tabacco e di vite, ma anche di tutte quelle piante dalle quali si può ottenere l'etanolo, che sono un'infinità, perché a cominciare dal grano stesso, dalla patata, cioè l'alcol si può fare da qualunque tipo di frutta o comunque anche da molte verdure. E quindi cos'è che aspettava a vietarle? Perché chiaramente non è affatto detto che il fatto di coltivarsi una vigna e di potersi fare 10 litri, 50 litri di vino per uso di famiglia, per uso personale, per uso della famiglia, non è affatto detto che questo metta qualcuno nella categoria degli alcolizzati o delle persone che vanno represse, alle quali va impedito di soddisfare semplicemente dei loro legittimi gusti e divertimenti. E questo vale per tantissime altre cose. C'è il fatto che la canapa ha moltissimi più utilizzi della vite. Sì, la canapa ha moltissimi utilizzi, ce ne sono un'infinità veramente. Ci sono le fibre della canapa, sono fra le più resistenti del mondo, veramente. Sono state fatte le corde fino da millenni e millenni fa. Adesso ultimamente addirittura è stata usata per fare delle resine insieme con altri materiali, combinata per fare dei vetroresina che risultano fra i migliori come rapporto fra leggerezza e resistenza, per cui ci vengono fatti i cruscotti delle macchine, le palle dei mulini a vento, questo in Danimarca, in Olanda, l'olio di semi di canapa, leggo in chat, e infatti adesso con il nostro ospite, appena viene Roberto e ci mette in connessione, parleremo anche dell'olio di semi di canapa, perché lui è una persona che se ne intende anche molto, molto più di me. Psicofarmaci no, non capisco, anche molto probabilmente la domanda psicofarmaci è riferita al fatto che che gli psicofarmaci vengono normalmente venduti e la canapa no. Penso che voglia dire questo, un confronto insieme con quello con la vite e col tabacco. Leggo una domanda, per psicofarmaci no, vabbè, sì. Non capisco esattamente a che cosa si riferisce. Se tu leggi, ci sta proprio una domanda. E la canapa la fuma un sedicenne, qual è il suo utilizzo? Beh, il sedicenne può aspettare tranquillamente 18 anni, come tutti quanti noi, per qualunque tipo di uso, e se non sono 18 saranno 16 a seconda delle legislazioni. Qui assolutamente non si vuole incitare al consumo precoce di nessun tipo di sostanza. È chiaro che non si dà il caffè ai bambini di 3 anni, questo fa parte semplicemente del buon senso, non c'è bisogno nemmeno di dirlo. Vedo che è tornato Roberto. Sì, eccomi, sono qui ragazzi. Se vuoi Claudio aggiungo l'ospite della serata. Molto volentieri, grazie. Allora, a questo punto io cedo la conduzione a Claudia, mi sembra che inutile che si fa il terzo incontro. Come vuoi Gianni, puoi stare, puoi interloquire con noi, come vuoi te. Vale, faccio una presenza allora, d'accordo. Dai, rimani, magari ti viene in mente qualche domanda anche a te, possiamo farlo insieme. D'accordo, va bene. Grazie. Come preferisci? Pronto, mi sentite? Pronto? Sì. Ci sentiamo, ma non vediamo il viso. Vediamo... No, no, lo vedo io. Sì. Ah, ok, vediamo. Sento un bel viso, ma introducici l'ospite allora, Claudia. Sì, l'ospite ve lo introduco, si chiama Peppe di nome, ed è diciamo che uno dei suoi pseudonimi è il fluido del diavolo. Ci parla dall'Olanda e a lui chiediamo, io intanto stavamo parlando dell'olio di canapa, Peppe, siccome so che te ne sai qualcosa, forse più di me, se non sbaglio, magari potresti intanto darci qualche informazione su questo. Tra i vari prodotti della canapa stavamo parlando, esiste anche, qualcuno ci ha detto in chat appunto, l'olio di semi di canapa. L'olio di semi di canapa con il quale si può fare anche il biodiesel, si può usare praticamente come benzina, sostituire le benzine che noi usiamo normalmente. Beppe, se puoi alzare un po' il tono della voce o il volume del microfono, perché è veramente basso. Sì. Mi sentite adesso? Sì. Sì, ok. Sì. Dicevo che l'olio di semi di canapa può essere usato come biodiesel, dalla canapa si può fare il biodiesel, cioè si può fare praticamente la benzina, può sostituire le benzine che derivano appunto dal petrolio, avendo il motore giusto per poterla bruciare, ovviamente, che non è stato implementato, per così dire, proprio perché la cosa è stata gelata. Certo, questo fa parte di... Questo. Scusa? Sì, pronto, mi sentite? Sì, abbastanza, io ho dei disturbi sull'audio, però ti sento abbastanza. Ti sento abbastanza. Questo quindi tu parli diciamo, di quel tipo di utilizzo che negli anni 40...
negli anni 40 è stato il momento in cui si è deciso di utilizzare il petrolio per un certo tipo di applicazioni al posto della canapa, giusto? Al posto della canapa, tra le altre cose per questo, perché dalla canapa il suo olio, come tutti gli altri oli, può essere bruciato e questo tipo di olio può essere, si presta molto bene ad estrarne un biodiesel, Certo. che praticamente sarebbe gratis, perché la canapa è una pianta gratuita, basta buttare un pugno di semi, vengono sulle piante e poi avendo appunto gli strumenti per poterla trattare, si ha la plastica, si ha il biodiesel, si ha praticamente tutto quello che avere dal petrolio. Ecco, tra le altre cose, l'olio di canapa, mezzo chilo di olio di semi di canapa fornisce tutte le proteine e gli acidi grassi e la fibra necessaria alla vita umana per 2 settimane. Quindi parliamo di una cosa che oltre a non essere inquinante, è una cosa che può nutrirci. Cioè, quindi lungi dall'essere inquinante, puzzolente, oppure ecco, contro il nostro ambiente, perché una pianta, se si brucia, se si tratta, comunque rientra sempre nel ciclo naturale. Il petrolio invece è un veleno e come tale appunto non rientra nel nostro ciclo vitale. Certo. La cannabis è viva, il petrolio no, È se non certo, senza veleno. dubbio. Pronto. Ok. Dunque, con te anche io volevo parlare della situazione olandese, visto che tu sei lì e magari ci puoi dire qualcosa di più sugli ultimi sviluppi. Io intanto introduco un po' dicendo quello che so, tu correggimi se ti sembra che sbagli. Dunque, in Olanda ormai da diversi anni, da molti più di 10, c'è stata non una legalizzazione, ma diciamo una parziale depenalizzazione dell'uso di cannabis e di funghi allucinogeni, che sono le due droghe considerate leggere in Olanda, mentre le altre vengono considerate pesanti. Per cui sono stati aperti dei negozi dove, ecco, già scuoti la testa, ho detto qualcosa di inesatto? No, sto annuendo, dico sì, ti Ah, ascolto. ok, perfetto, perfetto. E dunque sono state applicate, diciamo, non tanto è stata cambiata una legge, quanto è stato reso amministrativo l'uso personale di droghe leggere e sono state invitate poi le forze dell'ordine a non intervenire pesantemente sui consumatori. Per cui alla fine è diventato un po' un porto franco dove tutta la gioventù europea ha imparato ad andare tutti i sabati e domeniche sera, perché lì c'erano i coffee shop e c'era questo consumo, diciamo, legale, tra virgolette, perché in realtà non lo era del tutto, però quello che poi non è stato legalizzato e quello che non è stato regolamentato è stata invece la produzione e la vendita, per cui comunque questi coffee shop si sono sempre trovati un po' su un, diciamo, un po' su un bilico fra legale e non legale, perché naturalmente per approvvigionarsi dovevano o coltivarsela o andarsela a comprare o nei paesi di origine, o da dei narcotrafficanti, per cui si entrava in una zona un po' di ombra, un po' di non chiarezza e quindi era anche un po' arbitrario perché a volte venivano arrestati dei proprietari di coffee shop perché semplicemente facevano il loro lavoro in alcuni casi, in altri casi invece no, per cui la cosa poi è stata un po' arbitraria e un po' non del tutto chiara. Fino a che poi, secondo me almeno, tutto questo giro di persone che si recano in Olanda per il fine settimana o comunque per le serate, diciamo, di consumo libero di droghe, perché poi naturalmente questo ha richiamato anche i venditori delle droghe che tuttora sono illegali, perché naturalmente uno va a Amsterdam, trova il coffee shop, ma trova anche quello all'angolo che gli vende la cocaina, l'eroina, le pasticche e tutto Anche quanto. se Si è ora è un po' creato più anche un mercato difficile. nero parallelo. E a seguito di tutti questi problemi anche di ordine pubblico e di grande richiamo che ha avuto questa politica, diciamo che gli olandesi sono un po' rotti le scatole di avere sempre la città invasa, un po' come noi a Firenze, diciamo, siamo invasi dagli americani che vengono qua a bere e poi vomitano per le strade durante la notte, la mattina c'è da pulire. E quindi c'è stato un po' un ritorno indietro, un tornare indietro e ultimamente hanno cominciato a chiudere i coffee shop delle città di frontiera, si parla di una legge che diciamo, limiterà molto la possibilità dei coffee shop di vendere se non ai residenti, anche se ho letto che la città di Amsterdam, sindaco in testa, si è ribellata a questa prospettiva di vedersi chiusi i coffee shop. Ti hai qualcosa da raccontarci o da aggiungere a tutto questo?
Allora, vi dico, la situazione praticamente è questa: la marijuana in Olanda non è legale, è tollerata. Della serie che i coffee shop hanno una specie di, no, una specie, una licenza vera e propria che gli consente di vendere 5 grammi a persona al giorno. Però il posto in cui la prendono loro resta pur sempre illegale. Praticamente ci sono delle persone che la fanno a casa e la vendono ai d'accordo, però resta sempre illegale questo qua. La compravendita illegale. Tra l'altro, la polizia, se volesse, potrebbe sequestrarla a chi ce l'ha. Diciamo che non è mai successo e non succederà. Perché, ecco, per avere una fornitura di marijuana praticamente regolare dovrebbe essere legale, perché in questo modo lo Stato potrebbe cominciare a produrla per venderla e sarebbe più controllata e sarebbe tutta una cosa, perché ci sono dei controlli, è giusto, però non è che le qualità che si trovano sono sempre le stesse, magari una volta più è più buona, una volta è meno buona, sono perché sono cose praticamente fatte in casa, artigianali, per così dire, non vengono sempre, non c'è un controllo rigido. Se fosse legale, fosse lo Stato a produrla, come col tabacco, come con l'alcol, sarebbe diverso, ecco, ci sarebbero dei controlli più, diciamo, più validi. Per quanto riguarda la limitazione di vendere i coffee shop, io credo che questo Certo. non. Sì? Pronto, mi sentite? Ci sentiamo. Io non sento più Claudia, è rimasta, la vedo immobile. Provvederemo adesso a... Intanto comunque sì, a te ti sentiamo, se vuoi puoi continuare. Sì, comunque dicevo che allora l'Olanda praticamente ora non per essere, io dico le cose come le vedo e come stanno, io ci abito da quasi 3 anni qui. L'Olanda vive solo di turismo legato alla cannabis, perché non è che è un paese che abbia molto da offrire, per così dire. Cioè, l'unica cosa che hanno, per dirla in parole povere, è questa, perché il turista qui come cibo tipico non ce n'è, d'accordo? Proprio non ce l'hanno il tipo di. I musei, a parte il Van Gogh, che sono delle opere d'arte di rilievo, è giusto, però può venire quell'appassionato che lo sente, è impressionista, che proprio sente di venire a visitarlo. Però il turismo qua, diciamolo bene, che è basato solo sulla cannabis, e loro sanno bene che gli hotel, che i bar, i negozi sono pieni di turisti che sono lì per andare al coffee shop. Quindi io non credo proprio che loro faranno del genere. Stanno facendo un sacco di rumore perché è salito questo governo, diciamo, formato da cristiani moralisti, più fascisti xenofobi e un altro partito che si chiama VVD, che non si capisce praticamente che cos'è. Un giorno dice una cosa, l'indomani ne dice un'altra, quindi non ha nessun rilievo. Stanno facendo questo rumore per un po' per essere in tono con la comunità europea, perché il Ecco problema. Peppe, ti posso interrompere un attimo, volevo farti una domanda su questo. Non so se Claudia ancora ci sente. Comunque, volevo chiedere questo. Io ci Relativamente... sono, ma voi mi sentite? Ah, pensavo non Sì, ci fossi adesso sì. più. Volevo fare una domanda a Peppe su una cosa specifica. No, ci sono. Relativamente appunto a questo aspetto politico, prettamente politico, il proibizionismo che tu appunto ci dici, che è pur sempre presente anche in Olanda, ma ci sta anche una tolleranza, diciamo è un proibizionismo di tipo bipartisan oppure ci sono partiti un po' diffuso in tutti i partiti? È un proibizionismo che ha una sorgente, diciamo, una ispirazione tipo religiosa, protestante? Ecco, oppure come ce lo potresti catalogare? Ok, lo potrei catalogare un proibizionismo di tipo moralistico cristiano e discriminatorio allo stesso tempo. Da un lato c'è il CDA, che pensa, che dice che loro sono dei cristiani proprio, che per loro l'alcol è il sangue di Cristo, quindi là non ci sono discussioni, quello è legale, quello è sacro, tutte le altre cose sono dannose. Qualunque altra cosa che porti comunque a stare bene, a divertirsi, a essere aperti, a essere per loro è dannosa a priori. Però
Poi c'è l'aspetto, questo è quello che dicono, poi c'è l'aspetto politico sempre, la vera ragione che la comunità europea che preme perché all'Europa non sta bene che ci siano questi coffee shop aperti qua. Dall'altro c'è Wilders che praticamente lui sostiene che da quando c'è la tolleranza qua siamo più poveri, c'è disordine, ci sono problemi. Allora, quello che io vedo è questo qua. I turisti che vengono qua non hanno mai causato nessun problema, nessun tipo di disordine, nessun tipo di fastidio, niente completamente. Certo, capita qualcosa come capita dappertutto, non ditemi che a Roma non è mai successa una rissa in centro. Guarda, se vuoi ti aggiorno a Roma, dove in alcune zone hanno proibito la vendita al centro, la vendita di alcol, di birra in bottiglia, la danno soltanto dentro dei bicchieroni di plastica dove dopo 2 minuti è praticamente imbevibile, perché ci sta il problema dell'ordine pubblico, cioè praticamente gli ubriachi poi se la tirano le bottiglie. E quindi pensando anziché di prevenire, di controllare l'ordine pubblico, che è una competenza che fa parte dell'amministrazione, organi di polizia, ok. Si è proibito di vendere la bottiglia in birra, la birra in bottiglia, un intero quartiere di Roma. Quindi Una cosa al contrario, cioè invece di andare alla base della cosa, perché questo esattamente. l'alcol è un, ecco, da psicologo dico che l'alcol è una droga che per sua natura proprio causa disinibizione, violenza e aggressività. La cannabis invece al contrario, chi fuma si dice qua, si dice tu smoke go to sleep, chi fuma se ne va a letto, ed è vero, cioè chi ha fumato la voglia di andarsi a picchiare proprio gli passa, proprio non se la sente proprio dentro, proprio lascia correre e basta. E sono due droghe diverse, che hanno effetti diversi. Senza dubbio l'alcol è una droga più pesante, più invasiva, che ha fatto davvero che per l'alcol è morta tanta gente, per la cannabis non è morto mai nessuno, e un Infatti. motivo ci sarà per questo. E quindi dicevo comunque qui ad Amsterdam è molto più caro, in Italia, è molto 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 più caro. Per il resto i turisti non hanno mai dato problemi, se ne vanno al coffee shop, fumano, si vedono belli con gli occhi rossi, tranquilli, rilassati, non disturbano nessuno, perché anche per la cannabis proprio che tranquillizza. E non vedo. Senti, ma Ecco, sì, dimmi. Sì, Peppe, ti sento, dimmi. ti volevo Pronto? domandare, ma è vera questa notizia che Quale? nel... Scusami, ma c'è un ritorno nella cuffia tremendo. No, dimmi. Sì. Che Amsterdam è assolutamente... ha avuto una reazione negativa a queste prospettive di cominciare a vietare i coffee shop e che lo stesso sindaco si è opposto? Sì, il sindaco per primo, perché il sindaco pensa già, sa che cosa succederebbe qui qualora non ci fossero più questi negozi, praticamente ci sarebbero più pusher in giro che persone, si creerebbe un disordine assurdo, le entrate che ci sono ora non ci sarebbero più perché qua, diciamolo obiettivamente, non per essere cattivi, ma qua non verrebbe più nessuno senza coffee shop e lo sa anche il sindaco che di certo è. E poi gli olandesi sanno cos'è la cannabis, sanno cos'è, che effetto fa e sanno chiaramente che quello che dicono non è vero, quindi si ribellerebbero, come è stato quando il CDA voleva chiuderli, si sono ribellati, non li hanno chiusi perché gli olandesi si sono ribellati, se no a quest'ora sarebbero chiusi. Perché è una sostanza che loro conoscono e quindi non accetterebbero mai una cosa del genere, che la loro economia crolli in questo modo per una cosa insensata. Per una Certo. cosa insensata, ecco. Quindi a mio avviso, ad Amsterdam non verrà mai. Stanno facendo un sacco di rumore, un po' per accontentare la comunità europea, un po' per il tipo di governo che c'è ora. È un po' perché più che altro il malcontento che c'è qua non è per i turisti, ma è per gli arabi, perché sinceramente
Allora, loro vengono qua e sono molto favoriti. Quando vengono gli extracomunitari qui, sono molto più favoriti di noi europei. Quindi si viene a creare una sorta di gelosia, per i diritti che loro hanno subito quando vengono qua ed altri che sono nati qui magari non hanno. E su questo fa leva Wilders per creare un po' di, diciamo, di rancore, un po' di odio tra le due parti. Ok, va bene. Io a questo punto chiuderei il collegamento con te anche perché almeno per me l'audio è molto disturbato. Se hai qualcos'altro di cui vuoi parlarci, ti lascio qualche altro minuto e altrimenti ti saluto. Sì, niente, vorrei aggiungere solamente, invito tutti a visitare il mio sito www.ilfluidodeldiavolo.webuda.com, che è stato anche bannato da Facebook, quindi vuol dire che in qualche modo il lavoro funziona, spero. Invito tutti a visitarlo e chiunque abbia qualcosa da dirmi, c'è la mia email in calce, quindi scrivetemi tranquillamente. Ringrazio tutti, ringrazio Claudia, ringrazio te Gianni e Roberto, spero di risentirci Grazie a presto. te. Vi auguro una buona serata, grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te, Ciao. Beppe. Ciao, alla prossima. Tira a te la chiamata perché mi sa che Roberto si è dati tante. Va bene, ok, vado, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Gianni, stavo seguendo le cose che stanno andando in chat nel frattempo. Sì. Naturalmente io volevo dire che comunque è ovvio che il medico non deve usare un bel niente quando va a operare, è ben diverso e poi la sera quando torna a casa poter fare un po' quello che gli pare, come del Ma sì, resto è il da solito ogni fatto. discorso che l'utilizzo della libertà venga considerato come necessariamente abuso di libertà. Cioè l'utilizzo di sostanze ci si può ammazzare, ecco, io sono la prova visiva, anche con le sostanze commestibili. Ci si può ammazzare con l'alcol, ci si può ammazzare con i farmaci, si può abusare di qualsiasi cosa e mettersi in condizioni di essere pericolosi per altri. Giustamente, una persona che abusa di alcol o di sostanze stupefacenti che viene colta appunto in questa condizione di mettere in pericolo altre persone, per esempio se guida o se svolge una professione medica e quindi durante il servizio, eccetera, viene sanzionata come si deve. Però ecco, dobbiamo anche lì parlare di accertamenti che abbiano una Sì, certa io valenza direi che scientifica. sì. Io sanzionerei chi va a compiere questo tipo di lavori in condizioni non ottimali. Più che andare a guardare cos'è che consuma, andrei a vedere, come si dice per la guida, andrei a vedere la sua capacità poi di Esattamente, proprio operare, parti così. guidare, eccetera, eccetera. Esattamente. Allora, continua tu questa digressione perché ho capito che hai colto la questione. Eh sì, Parliamo io vedo adesso. di accertamenti per la guida, vai. Esatto, gli accertamenti per la guida, sì, io tante volte ci sono tornata sopra, l'importante è che una persona sia in grado di guidare, non è tanto che cosa ha assunto o non assunto, che sono affari pienamente suoi, il fatto è che sia in grado di portare una macchina, di stare nelle regole e di non essere un pericolo per sé o per gli altri. Ora io leggo scomodamente, che non so chi sia, ma così è il suo nickname, che dice alcol e droghe alterano il pensiero e qui si torna al solito discorso che io spesso faccio, mica solo l'alcol e le droghe. Perché succede anche che uno appunto ha discusso con qualcuno, ha dei grossi dispiaceri, ha un momento di nervosismo, ci sono tanti stati d'animo in cui la mente è alterata, il pensiero è alterato e se uno non è in grado di controllarsi può benissimo rappresentare un pericolo per se stesso e per gli altri e questo poi fra l'altro lo vediamo continuamente. Il fatto della guida, un tempo in America per esempio ti facevano camminare o forse ancora adesso su una Riga. linea dritta, per Sì. vedere se sei in grado Certo. di seguire una linea dritta camminando senza andare fuori, senza barcollare. Questo può essere un esempio proprio di quello che voglio dire, cioè che l'importante è che tu sia in grado di guidare, non è tanto di andare a guardarti nel sangue o nella saliva che cosa contiene il tuo corpo. E ora ultimamente c'è stato il nostro amico e compagno Rodolfo Viviani, che so che anche oggi dovrebbe essere intervenuto alla Web TV, che non all'ultima assemblea dell'ARA, ma durante un incontro a Caserta sull'antiproibizionismo, almeno è la prima volta che lo sentivo, ha parlato di un'idea interessante che è quella dei test di guida, cioè di poter fare in maniera virtuale, in maniera elettronica, dei test di guida alle persone, cioè mettere davanti una postazione virtuale,
con i furgoncini apposta attrezzati, poter fare delle prove virtuali di guida e vedere se la persona è in grado o no di guidare, indipendentemente dal motivo per cui è in grado o no di guidare, che sia per qualunque tipo di sostanza o anche semplicemente di alterazione della mente che può non dipendere da sostanze, ma da tante altre cose. Per cui io sì, sulla guida ho sempre detto che è una cosa assurda che una persona che va a 50 all'ora pienamente nelle regole e si venga fermata e venga obbligata a sottoporsi a dei test che sono fra l'altro invasivi della privacy, dell'intimità proprio del corpo. E quindi non vedo proprio questo Oltretutto, discorso, sì. è proprio, diciamo, il sistema di accertamento che prevede appunto la rilevazione di sostanze nelle urine o nel sangue, e che praticamente una volta che questa sostanza è presente non vuol dire che sia attiva da un punto di vista psichico, nel senso che, come sappiamo, la permanenza del principio della marijuana nell'organismo è molto perdurante, però il suo effetto è un effetto di una canna, insomma, di uno spinello, quello che è. È un effetto estremamente transitorio e nell'arco di qualche ora si smaltisce. Purtroppo, invece, a seguito magari di una settimana o 2 settimane, una persona può essere trovata appunto con la presenza nel corpo a seguito di queste rilevazioni che fanno con l'esame urinio, che mentre è quindi considerata pericolosa e quindi sanzionata anche con sanzioni amministrative, quando in realtà non era assolutamente un pericolo perché l'effetto era passato da giorni Sì, ormai. certamente c'è questa caratteristica che è proprio specifica dei cannabinoidi che rimangono visibili ai test anche a distanza di settimane e settimane dopo averne fatto uso. Ora io reintervengo su quello che leggo in chat perché vedo un'altra volta reiterato il Certo, solito discorso di importante. quelli che sono passati ad altro, cioè veramente non se ne può più. Io penso che sia una persona che sta provocando perché non ci credo neanche più che uno veramente possa pensare per avere questo tipo di conclusioni, cioè è ovvio che tutti quelli che hanno fatto, tutti quelli che fanno uso di eroina e che diventano tossicodipendenti, è ovvio che prima molto probabilmente hanno fumato uno spinello, così come è ovvio Prima che ancora anche sigarette. prima hanno fumato una Marlboro, così come è ovvio che prima hanno preso un caffè, così come è ovvio che prima magari appunto hanno mangiato la cioccolata da bambini, hanno bevuto dell'acqua, eccetera, 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 eccetera. Per cui non è vero che tutti quelli che sono tossicodipendenti, molto probabilmente, non tutti, ma un'altissima percentuale hanno nel loro passato anche un'esperienza con le droghe leggere, ma non è vero assolutamente il contrario, perché io personalmente, e conosco personalmente tantissime persone, non solo che hanno fatto uso delle droghe leggere, non sono mai passate a quelle pesanti, ma dirò di più, conosco anche molte persone che hanno usato. Usano saltuariamente droghe pesanti e non diventano tossicodipendenti, perché è un po' l'ora di finirla con l'identificare il consumo con l'abuso e con la tossicodipendenza. Sono cose completamente diverse. L'uso è un aspetto personale che può riguardare qualunque tipo di sostanza, qualunque tipo di cibo, qualunque tipo di atteggiamento, l'uso di qualcosa, altra cosa è l'abuso di una sostanza e altra cosa è la dipendenza da una sostanza. Ed è così. Palese questo discorso che io penso quando uno come scomodamente pone un'altra volta, non capisco perché lo fa sinceramente, perché è così ovvia la cosa. Tu hai conosciuto qualcuno che anch'io ho conosciuto qualcuno che è passato ad altro, certamente che, e poi dice perché usano saltuariamente droghe pesanti? Sono affari loro scomodamente perché usano saltuariamente droghe pesanti, perché ognuno usa un po' quello che gli pare. L'importante è che non sia questo, non si riverberi in maniera negativa sugli altri. Per cui se uno saltuariamente a casa sua Magari può potremmo usare anche quello che gli citare, se sei pare, d'accordo, Claudia, che proprio sia per quel punto. rilassarsi o che sia per chi Sì, ha voglia di infatti. farlo, non deve interessare né scomodamente, né me, né nessuno. È una cosa, esatto, quella è una scelta, come gli ha risposto il figlio del diavolo. Quelle sono Esattamente. scelte su cui tantomeno lo Stato può permettersi di sindacare o di giudicare. O di dire che tutti coloro che usano droghe leggere poi finiscono a fare uso di droghe pesanti, è una scemenza, è come dire che tutti quelli che bevono non so, Un bicchiere di vino diventa un un leggero alcolista. alcolico, poi diventeranno, si Certo. massacreranno con 3 bottiglie No, di ma io vodka tutte volevo, le se mi sere. permettevi, tornare proprio a questo principio che è stato fissato su questa sentenza di cui abbiamo parlato in apertura, cioè nullum crimen sine injuria. Voglio dire, Esatto. cioè, se non c'è il danno, se non ci sta una pericolosità, è chiaro che qualora intervenga e qualora tu diventi pericoloso devi essere fermato, ma insomma. Non è possibile che considerare l'uso della Infatti, propria libertà come un abuso
sempre tu curti in ogni momento, insomma. Infatti, chi diventa pericoloso deve essere fermato, e questo è quello che bisognerebbe fare con Giovanardi e Serpelloni, perché sono pericolosi. Perché, come Vero. ci ricorda Stefano Russo lì in chat in questo momento, il discorso è molto grave, non è tanto quello che si passa da una sostanza all'altra, ma il discorso è molto grave che i ragazzi, attraverso il proibizionismo, poi entrano in contatto molto facilmente, cascano in mano letteralmente a persone che sono i narcotrafficanti, tutto il È un problema di narcotraffico, contiguità. Certo. che ha tutto l'interesse di filargli le cose peggiori, le cose più tagliate, le cose più tossiche possibili. Per cui alla fine questo veramente è un comportamento pericoloso, e questo comincia a essere riconosciuto non soltanto da me e non soltanto da noi, ma anche appunto da una serie di personaggi che hanno fatto studi durati decenni sulle varie strategie che vengono utilizzate nei vari stati rispetto appunto al consumo di droghe, che poi droghe è molto vago, perché droghe Sì, ci sono quelle lecite e quelle illecite, anche l'alcol è una droga, e certo, anche il cibo è una droga, anche esattamente. Certo. molti comportamenti sono droghe, tutto sta ad avere la consapevolezza di saperlo usare, avere un minimo di conoscenza del mondo e del proprio corpo. E questo succede con l'informazione, naturalmente, non succede certo con la repressione e con la proibizione. Con l'informazione e col dialogo nei confronti specialmente delle giovani generazioni è possibile magari accendere delle scintille di consapevolezza, per cui uno impara a usare come uno impara a non mangiare funghi velenosi, perché nessuno si sogna nemmeno lontanamente di mangiare funghi velenosi, come tutti impariamo a non fare il bagno dopo aver mangiato 3 chili di cozze. No, piano piano lo impariamo con l'esperienza, voglio dire. Però se al ragazzo non viene spiegato il perché della proibizione e gli viene solamente proibito, è capace che la prima volta che va al mare da solo gli venga voglia di buttarsi in acqua dopo aver mangiato, perché nessuno gli ha mai spiegato perché, gliel'hanno solamente proibito. Questo è un esempio forse stupido, però alla fine magari può rendere l'idea del perché l'antiproibizionismo poi funzioni meglio rispetto alle. Io quando, secondo, io scomodamente sta continuando, io credo che si diventa a provocare, per cui questo gli rispondo per l'ultima volta. E finché qualche tossico non investe e uccide qualche vostro parente stretto, a parte che gli vi giro l'augurio, perché non vedo perché ce lo debba augurare, e comunque io potrò ringraziare i proibizionisti e anche a questo punto le persone ottuse come te, perché stai continuando veramente a insistere in maniera che mi autorizza anche a offenderti. Arrabbiati pure, dimmi pure che ti ho offeso, non me ne importa niente. I benefici al di fuori della medicina e delle droghe non c'è nessun bisogno di spiegarli. Non è che uno assume qualcosa perché deve spiegare a te i benefici. Non è che io mangio stasera una pizza e devo spiegare a te i benefici della pizza. Non ho nessun interesse a spiegarteli. E quindi a un certo punto potresti anche smettere di essere così aggressivo, perché sei tu che sei aggressivo dicendo finché qualcuno non ammazzerà un vostro parente stretto. Io potrò ringraziare il proibizionismo se qualcuno ammazzerà un mio parente Esattamente. stretto, perché non ha E saputo poi fare comunque uso sia consapevole di ciò che lo la giustizia circonda. dovrebbe intervenire in quel caso, la giustizia, che non è fatto delle, non è questione relegata alle persone offese. Questa è un'altra cosa che un certo ambiente proibizionista tira sempre fuori, le famiglie o le persone, le vittime o le famiglie delle vittime. La giustizia è un servizio della collettività, dovrebbe funzionare a prescindere dall'interesse del parente che ha ucciso la persona, che okay, è un servizio collettivo e che non dovrebbe avere nulla, io so che non è popolare, ma non dovrebbe avere nulla a che vedere con, perché altrimenti è un interesse contiguo alla giustizia intesa come interesse privato, rivalsa, vendetta, faida e così via. Cioè la gente che uccide le persone, le investe o che scappa spesso vigliaccamente va perseguita perché è una cosa incivile. Ma non, a prescindere dai motivi o dal suo discorso, se stai in una condizione fuori, ti metti con le domande in una condizione fuori da quelle che sono necessarie per poter guidare una macchina, ovviamente non sei compatibile con un esercizio che sia responsabile e consapevole della tua libertà. Insomma, lo puoi fare sia fumandoti una canna, sia mettendoti alla guida senza dormire per 24 ore, come spesso accade, per esempio, è successo con incidenti per i colpi di sonno, perché per altri motivi, insomma, diventa una questione annosa e infinita. Claudia, non ti sento più. Mi sentite voi? Sei Claudia? Sì, ora ci sono.
Ma voi mi vedete? Io non vedo me No, stessa. vedo soltanto la tua immagine, ma sentiamo la tua Con la voce. bimba, sì, infatti. Con la bimba, sì, splendida, splendida. Ma noi dovremmo Finita andare proprio avanti la così a fotografia di oltranza, Anitina. che tu sappia, dovremmo andare avanti a oltranza con una maratona notturna No, io fra sull'antidepressivo. l'altro adesso bisogna che a un certo punto chiudo perché pensavo di dover stare fino alle 10 e invece si sta continuando ad andare avanti. Naturalmente nel frattempo in chat scomodamente fa l'offesa al quale viene offeso e viene impedito di esprimere le sue idee. Offeso Ci o mancherebbe offesa, perché poi in definitiva non sappiamo dietro a questo nick se dobbiamo rispettare altro. il genere del nome che si è scelto, dovremmo dire offesa, perché la mente è femminile. Ah già, è vero, non ci avevo Poi. pensato. Chissà perché l'ho subito identificato con un uomo invece che con una donna. Vedi, a volte veramente la mente umana è strana. Ecco Roberto. Ecco, Roberto. subito, perché devi pensare che un maschietto e non una femminuccia? Scomodamente. Anzi, è scomodamente. Quindi, va bene ragazzi, vi sento stanchi, è stata una bella conversazione, io me la sono goduta, vi ho ascoltati, lo prometto, cioè, lo riconosco. Quindi, insomma, io direi di chiudere qui le trasmissioni per oggi, cosa dite? Pronto? Io ti sento. Claudia? Sì, Sì, io vi sento. no, Voi dicevo sì? di chiudere qui oggi, per oggi le trasmissioni, se siete d'accordo. Va bene, ci riaggiorniamo a prossimi Alla prossima domenica. esaltanti notizie sull'argomento prossima domenica, quando sarà, certo. Alla prossima puntata di Una Leggera Euforia, sperando di avere Claudia meglio illuminata, anche se la bellissima foto che adesso stiamo vedendo di Claudia con la bimba, la rivedremo È sicuramente. interessante come in chat si è esploso un dibattito molto, insomma, Acceso. acceso, ecco, si è acceso Va è il termine bene. migliore. Bene, si conclude qui, Ok, quindi grazie ragazzi, alla prossima volta. Ciao Claudia. ringraziamo Ciao. Claudia Sterzi, ringraziamo Gianni Colacione, ritorniamo nello studio, si conclude qui la diretta durata cominciata alle 17 di questo pomeriggio per 5 ore, e salutiamo tutti coloro che ci hanno seguiti e l'appuntamento è per domenica prossima, domenica 17 luglio alle ore 17. Arrivederci a tutti.